L'appunto del Sala Consilina ritorna in campo per disputare la gara di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra del Vallo di Diano sarà impegnata domani pomeriggio contro il Benghero Vigo. Le ragazze di coach Guadalupi, dopo un non esaltante inizio di campionato, cercano il riscatto concentrandosi sulla doppia sfida di Coppa contro la squadra veneta. Ma il Benghero Vigo è un osso duro da superare. Il roster guidato da coach Ferrari ha fatto molto bene sinora in campionato. La squadra del Benga attualmente è terza in classifica a pari punti con Montichiari, Pavia e Bolzano, con un solo punto di distacco dal San Casciano e due punti da Monza, prima in classifica. Tra le fila venete militano pallavoliste di spessore, in grado di tenere testa a qualsiasi compagine. E non è un caso che Marta Agostinetto risulta la terza migliore realizzatrice del campionato. Insomma, la Punto Hotel si troverà di fronte a una squadra in gran forma e ben attrezzata in tutti i reparti. Le cicognine, dal canto loro, pur essendo provate psicologicamente dagli stop dei primi turni di regular season, guardano in avanti con estremo ottimismo, allenandosi con il massimo impegno. Dobbiamo avere pazienza, dichiara il direttore sportivo della Punto Hotel Vincenzo Pedicolo. La nostra squadra è giovane ed ancora incompleta. Rimaniamo comunque fiduciosi in quanto abbiamo grossi margini di miglioramento. Per noi la Coppa Italia è importante, ma il nostro obiettivo principale resta il campionato con il mantenimento della categoria. Ritornando al match di domani pomeriggio, in programma alle ore 18 al Palazzetto dello Sport di Rovigo, coach Guadalupi dovrà ancora rinunciare all'apporto della palleggiatrice Isabella Di Giulio. Il sestetto base salese dovrebbe pertanto essere così composto: Dall'area in regia, Brigno opposto, Salvi e Martinelli al centro, De Cani e Lestini in banda e Minervini al libero.